Leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 12, versetto 1. Io ti lodo, Eterno. Infatti la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. E ancora prima, Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 9. Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ira distolta. Fin dall'inizio della sua storia, l'uomo si è distolto da Dio. Ribelli e disubbidienti, noi tutti, è scritto in Efesini capitolo 2 versetto 3, eravamo per natura figli d'ira. A motivo di questa natura di peccato, viene l'ira di Dio sui figli ribelli, è scritto in Colossesi capitolo 3 versetto 6. L'uomo dunque è peccatore e colpevole davanti a Dio. La sua condanna è stabilita. Certamente morirai, aveva detto Dio ad Adamo. Così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Romani capitolo 5 versetto 12. Ma Dio è un Dio di perdono. Tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, perché sono Dio e non un uomo. Osea capitolo 11 versetti da 8 e 9. Ma come potrebbe distogliersi l'ira di Dio visto che ogni uomo è peccatore? Per questo occorreva un sacrificio, quello di una vittima perfetta, e non poteva essere altri che Gesù Cristo, il Santo Figlio di Dio. Egli si è offerto al posto dei peccatori, ha sopportato la morte per dare loro la vita. È su di lui che l'ira di Dio è caduta mentre alla croce portava il peso dei nostri peccati. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Romani capitolo 5 versetti 8 e 9. Cristo è morto per noi, cioè per tutti. Nessuno è escluso. Ma per essere al riparo della giusta ira divina occorre accettare oggi questo dono gratuito di Dio. Giovanni capitolo 3 versetto 36 dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Che il Signore ci benedica.